Indiscutibilmente la sanità sta subendo una trasformazione veramente importante, legata a tanti fattori. Alcuni sono noti: la transizione demografica, cioè questo cambiamento legato all'invecchiamento della popolazione; l'altro fenomeno assolutamente noto è la transizione epidemiologica, cioè le malattie da acuti diventano croniche. E poi ci sono alcuni elementi di contesto diversi: cambiamenti nell'aspettativa di salute, cambia la domanda, il mito della medicina che cura tutto e tutti. Queste cose inevitabilmente portano a due elementi: uno, implementare quello che è un po' la parte della professione medica, gli interventi di salute, cercare anche di osare, di andare oltre i limiti, come si dice, ma questo necessariamente porta con sé inevitabilmente un elemento che è il rischio clinico, la possibilità di eventi avversi, la possibilità dell'errore medico. Errore che peraltro è insito in una professione così complessa e difficile come quella medica, che però viene in qualche modo oggi esasperato da dover intervenire in maniera più diretta, anche andando oltre quelli che sono i normali confini, diciamo, dell'agire medico. E su questo la tecnologia certamente ci dà una mano nell'andare un po' oltre. Detto ciò, in questo contesto e anche in questo ambito di questo convegno, l'interesse è proprio quello di andare intanto a coniugare due mondi, quello della legge e quello della medicina, che oggi si devono parlare, perché di fronte a questi elementi, errore, eventi avversi, rischio clinico, contenzioso, ovviamente il medico si trova a dover affrontare rispetto a prima un mondo che è molto più difficile, che è quello di dover affrontare anche da parte del paziente quello che è un giusto diritto a volte di rivalsa rispetto a problemi di errori o di danni.